Presidente quindi... Pizzul ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Sì, per dire che accetto la proposta di riformulazione che il sottosegretario Turba ha appena formulato e poi consentitemi nel minuto che ho a disposizione per la replica di dire due cose. Uno, che io sono sempre stato abituato anche in quest'Aula a sentire più che recriminazioni, plausi per il fatto che i lombardi si tirino sulle maniche e senza troppo protestare mettano a posto le cose. Due, c'è una regola aurea che nasce da un testo che fonda la nostra cultura occidentale che dice non fare agli altri quello che non vorresti veder fare a te stesso. E non vedo perché si debba negare un gesto di solidarietà ad altri semplicemente per dire cicca cicca non hanno pagato a me e quindi io non faccio qualcosa agli altri. Chiudo gli ultimi 10 secondi dicendo che riguardo Venezia noi dobbiamo evitare che diventi una città Luna Park e possa essere ancora abitata e quel 1 milione credo che debba andare proprio in quella direzione perché quello che cantava Guccini nella canzone Venezia, cioè la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti, non diventi realtà, ma perché Venezia continui ad essere una città abitata dal popolo veneto, come diceva, e non sia semplicemente una cartolina da vendere ai turisti. Grazie. Presidente Pizzul, dobbiamo procedere. Presidente Zuelli.